Ciao a tutti, sono Lorenzo, il cantante dei Malvax e siamo qua alla Lift Session. Ho sbagliato? Bello, bellissimo. Ti è piaciuto? Beh, Semafori Rossi è nata a Milano lo scorso ottobre circa da un riff di chitarra che tra l'altro adesso non sentite nemmeno più e parla di un po' il rapporto che ognuno di noi ha con la notte, diciamo, che sia uscire con gli amici, andare nei locali, oppure anche da sole perdersi nelle luci della città oppure nei fumi dell'alcol, dipende. Però può anche avere un messaggio più profondo, diciamo, può essere anche la, non so, la rincorsa verso un obiettivo, anche nonostante tutte le porte sbattute in faccia, oppure i semafori rossi. Vuoi? Vediamo il pubblico cosa chiede. Serie TV preferita al momento? Ne parlavamo giusto un momento fa, direi The Office. Io proprio. Team Cap o Team Iron Man? Dico Iron Man, anche se non sono da Marvel, io nonostante noi abbiamo una canzone che si chiama Iron Man, tra l'altro. Quello, dici? Siamo costretti. Siamo costretti perché il chitarrista è un gran fanatico della Marvel, io meno, però gli vogliamo talmente bene che me la fa cantare e io sono contento. Come hai deciso che vuoi fare musica? Ragazzi miei. Ero al barracudo. Penso nella vecchia casa dove abitavo quando ero piccolo e andavo in taverna e mio padre suonava la chitarra, per modo di dire, poi perché la strimpellava neanche. Però ha un gran gusto musicale, infatti mi ha avvicinato sempre di più alla musica, quindi a musica alternativa tra Cure, Joy Division, quindi andavo bello pesante. Quindi la musica mi sono appassionato così, grazie papà. Allora, l'artista che ascolti di più in questo periodo? Caboia. In realtà non ho un artista che sto ascoltando di più in questo periodo. Vabbè, te ne butto uno a caso, che mi piace tanto, Mac DeMarco. È canadese. Canadese, ha fatto un pezzo anche My Kind of Woman, che è molto, molto famoso. Dovevo andarlo a vedere qua a Bologna, tra l'altro, 2 ottobre, che è il mio compleanno. E ha fatto saltare tutto il tour europeo. Quindi ti amo e ti odio. La tua pizza preferita è... Ragazzi, allora, questa è complicata, più di tutte quante, forse anche delle future. E perché? Perché bisogna dire che le pizze, diciamo, semplici sono sempre le più buone, bisogna dirlo, quindi la bufala, la margherita. Però c'è da dire che una pizza con i peperoni, così, quel peperone, è pesante, non ci dormo la notte, ho rischiato tachicardie forti, però ne vale molto la pena. Con anche l'olio piccante. Così, giusto per... di cattiveria. Cosa ne pensi dei trend di TikTok? Prossima domanda. Genere musicale che non sopporti? Reggaeton. Non ce la faccio. No, proprio no. Quindi la dance hall, non mi sento di sentire. Guarda, la trap, terrificante anche quella, Ma reggaeton no. Frase o citazione che non dimenticherai mai. That was she said. Grazie per l'aiuto da casa. Ragazzi, vi saluto, grazie mille di avermi ascoltato, anche se sono pesante, dai. E vi ricordo di ascoltare la live session che uscirà fra qualche giorno. È già uscita, allora siamo perfetti.